Ben ritrovati e ben ritrovate con le nuove storie che anche oggi Verone Missione ci proporrà. Ed iniziamo incontrando i padri canossiani presenti in Kenya, a Ongata Rongai, una difficile periferia di Nairobi. Ascoltiamo e vediamo insieme il servizio. Ongata Rongai è periferia sud-ovest di Nairobi. Noi siamo nella periferia della periferia. Una volta questo era un posto di incontro tra Masai e Kikuyu. Adesso è una città di, dicono, quasi 200.000 abitanti. Ed è diventata molto popolosa in pochissimo tempo, quando la parrocchia è stata iniziata qua dai Comboniani. C'erano veramente pochi cristiani. E nella periferia di questo posto qua, che è una zona di cave di pietra, c'è lo slam di Ongata Rongai che si chiama Kware, in Kiswahili la parola inglese quarry, che è la cava, che è diventata lo slam. Una volta che hanno finito di cavare le pietre, è diventato un territorio un po' lunare, con tanti avvallamenti, buchi, trincee, prima abbandonato e poi sfruttato per costruire queste case in legno e lamiere, che sono case a basso prezzo e che si può permettere la gente che poi va a lavorare a Nairobi. Dunque è periferia della periferia, una ventina di chilometri da Nairobi centro, con moltissima gente che viene da fuori, per cui è una composizione molto diversificata e con rappresentanti di quasi tutte le tribù del Kenya, predominanza di Kikuyu, qualche Masai, ma poco, molto poco, e estrazione sociale molto povera. In una casa di 4 metri per 4, di lamiera 4 metri per 4, riescono a vivere anche 7, 8, 10 persone. Il livello di bisogno è alto rispetto a quasi tutto, ma anche c'è molta vivacità, c'è anche vita, molta vita. La nostra parrocchia che si chiama San Monica Kware, abbiamo due chiese. In quanto parrocchia noi cerchiamo di fare ogni tipo di attività, cioè cerchiamo di arrivare a tutte le persone e a tutte le fasce di persone e a tutte le possibili necessità, per cui ci occupiamo dei piccoli, degli anziani, degli ammalati, di quelli che hanno problemi, ci occupiamo anche di gruppi parrocchiali, ci occupiamo delle liturgie, ci occupiamo dei sacramenti, catechismo nelle scuole statali. Abbiamo una scuola parrocchiale nostra con quasi 400 bambini, un'altra in costruzione. Abbiamo un social center, un centro sociale che si occupa di cose di primaria necessità. In quanto canossiani buttiamo molta energia e anche un po' di risorse nel correre dietro ai ragazzini. Qua c'è una cosa che in Italia non c'è, si chiama la Sunday School. Sunday School è il catechismo per i bambini da 0 a 6 e si fa di domenica, per cui si chiama Sunday. I genitori vanno tutti a messa e i bambini vanno in una cappella, in una chiesa, anche questa di lamiera, e imparano la messa, le preghiere, stanno insieme, cantano. Ne abbiamo regolarmente più di 400. E a tutti ricevono i biscotti, per cui sarà i biscotti, sarà che i nostri insegnanti ci mettono un po' di passione, sarà che ogni tanto gli andiamo a dire una messa, i nostri sono 400, alcuni dei quali non sanno neanche se siamo cattolici o che cosa, però vengono e scappano dai vicini e vengono qua da noi. Catechismo, e tutti i pomeriggi noi siamo lì, facciamo giochi, raccontiamo le storie della Bibbia, alla fine diamo i biscotti e facciamo un po' di insegnamento. Abbiamo fatto la gita in treno, qua hanno messo il treno che va da noi fino giù nella Rift Valley. C'è un posto che si chiama Susua,
e il treno arriva lì alle 11 della mattina e riparte alle 4 del pomeriggio, per cui abbiamo detto andiamo con i nostri ragazzini che almeno vedono il treno e poi cerchiamo accoglienza lì, è proprio terra di Masai, proprio poi siamo stati nella stagione arida, un caldo becco, polvere dappertutto, sole, che comunque i ragazzini sono molto molto divertiti ad andare in treno, ne abbiamo portati via 200, hanno fatto un baccano incredibile su un treno, e invece con gli adolescenti sono andati via in 120, per cui abbiamo un po' di vita. Pastorale familiare è una dimensione molto importante nella vita delle parrocchie in Brasile. Sentiamo come i padri del Don Mazza portano avanti e accompagnano questa dimensione. L'esperienza della pastorale familiare nella nostra parrocchia, Nossa Signora Duo, è un'esperienza che già ha vari anni di attuazione e che corrisponde a un piano pastorale nazionale sulla famiglia e anche al nostro progetto piano pastorale della diocesi di Olinda e Recife, che prevede azioni specifiche a livello diocesano, vicariale e parrocchiale. Noi stiamo attualmente qui servindo na nossa paróquia, na pastoral familiar, come coordenador da pastoral. Attualmente stiamo con 35 agenti. A gente se reúne, né, semanalmente para trabalhar, né, os assuntos da pastoral, momentos di formazione, a gente pratica alcune formazioni. Il testo base di formazione, di spiritualità anche per gli agenti è l'Amoris Laetitia, è il documento di Papa Francesco sopra l'allegria di essere sposi, di essere famiglia, il Vangelo della famiglia, evangelizzare, dire al mondo di oggi la bellezza e il piacere di essere una famiglia cristiana. Chiaro che non è facile nel mondo di oggi, ma è un documento che per 5 volte è stato presentato sistematicamente in questi anni e con un approccio differente, con metodologie differenti. Inizialmente con la presentazione da parte di un nostro seminarista, Padre Erto, del documento nella sua organizzazione, nei suoi contenuti, e successivamente esperienze di lettura che coinvolgevano anche gli agenti di pastorale, e sono stati momenti molto belli anche di condivisione, di difficoltà di interpretazione del testo e dell'esperienza familiare degli agenti di pastorale. Apoio às famílias carentes nas comunidades, nós visitamos as famílias, vemos as necessidades deles e acompanhamos. A pastoral também desenvolve trabalhos diretamente a famílias, juntamente evangelizando e levando um apoio devido à necessidade de cada família que vem buscar um apoio psicológico, uma orientação, algum problema que a família esteja passando. Nós estamos lá presentes para escutar, porque a escuta, a gente sabe que a escuta é muito importante para que você possa resolver e desenvolver um trabalho, para que atenda a necessidade daquela família. I settori sono 3: pre-matrimonio, di preparazione al matrimonio, di accompagnamento dei nuovi sposi, delle nuove coppie che si sono sposate recentemente, e i casi speciali, situazioni di maggior povertà, di crisi matrimoniale o anche una formazione specifica per gruppi di seconda unione, di sposi che non sono riusciti a portare avanti il matrimonio religioso celebrato inizialmente e dopo un tempo si sono rincontrati con un'altra persona, hanno formato una nuova famiglia e stanno accompagnando la vita, seguendo una vita cristiana, una vita di chiesa, partecipando alla vita della chiesa. Stiamo nel settore post matrimonio da pastoral familiar, um dos 3 setores, né?
todas as atividades do setor pós-matrimônio é passado para a coordenação e para os demais agentes, para que possa colaborar todos juntos para um serviço sair mais eficaz. O encontro de novos casais, esse encontro é feito um final de semana aqui na paróquia, né? E a gente escolhe casais voluntários da própria pastoral que vai orientar esses casais a acompanhar durante 2 anos. Existe um livro, um roteiro, um itinerário para cada reunião. Todos os meses tem um tema e eles trabalham esse tema com esses casais. Geralmente são de 3 a 5 casais, cada um que traz suas peculiaridades, sua cultura, que traz da sua família para viver em comum um com o outro, o homem e a mulher. E temos também bodas de prata, os casais que já têm muitos anos de casado, no caso, bodas de prata, 25 anos de casado, e não só bodas de prata, outros casais também que têm 10 anos, 15 anos, para valorizar esse matrimônio e a importância dessa família para a própria família e para a sociedade. E também nós tratamos de outros assuntos específicos dos trabalhos da pastoral. Semana da Vida, Semana da Família, que aconteciam nas comunidades, ação social e saúde, que a gente também convida a Prefeitura, a Secretaria de Saúde para vir fazer exames. E é um dia de atendimento. Temos apoio às gestantes, encontros, né, com as gestantes. Encontro de gestantes, onde a gente busca, diretamente com toda a pastoral e outras pastorais, desenvolver um dia de atendimento psicológico com médico, com fisioterapeuta, com nutricionista, com o padre para dar uma orientação espiritual, para que essa mãe também tenha... vá se preparando para a chegada de uma nova vida, a importância dela na vida desse ser que há de vir. Né? É uma experiência muito interessante de catequese de adulto, de iniciação na vida cristiana de pessoas adultas. Não só porque alguns degli sposi não hanno ricevuto il battesimo ou não hanno completato l'itinerário di formazione con la comunione, ricevendo la comunione e la cresima, ma anche come un momento di ripresa, di rievangelizzazione di persone che sono state evangelizzate quando bambini, adolescenti, e dopo in molti casi hanno abbandonato la Chiesa o non hanno più avuto esperienze formative significative. E con le immagini e le testimonianze del Brasile chiudiamo anche questa settimana la trasmissione. Vi diamo appuntamento, se vi farà piacere, alla settimana prossima con nuove storie. Arrivederci a tutti e a tutte.